Parola del giorno. Giovedì 4 luglio 2024, Santa Elisabetta del Portogallo, Regina. Dal libro del profeta Amos. In quei giorni, Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo re di Israele: Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. La mangerai il tuo pane e la potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta. Ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese. Mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Oggi, 4 luglio, si venera Santa Elisabetta del Portogallo, Regina. Preghiera a Santa Elisabetta del Portogallo, Regina. O Santa Elisabetta, modello d'ogni virtù sublime, col vostro esempio mostraste al mondo quanto può in un'anima cristiana la carità, la fede e l'umiltà. Con una fede invitta foste vera discepola dell'Evangelo, metteste ogni vostra soddisfazione nel parlare coi poveri, nel servirli, nell'asciugare le loro lacrime e nel soccorrerli. La vostra umiltà fu sì grande, che voleste sottoporvi ad una vita di privazioni e di penitenze abbracciando con gioia la croce del Divin Redentore. O Santa Elisabetta, siate la celeste amica dell'anima nostra, aiutateci ad amare Gesù come voi lo avete amato, proteggeteci nel nostro difficile e, ottenendoci il perdono dei nostri falli, apriteci la via al regno dei cieli ove voi sedete beata. Così sia. Santa Elisabetta del Portogallo. Santa Elisabetta di Portogallo, conosciuta anche come Isabella d'Aragona, è stata una regina consorte del Portogallo vissuta tra il XIII e il XIV secolo. La sua vita è stata caratterizzata da profondi atti di carità e dal suo impegno per la pace. È celebrata per la sua dedizione ai poveri ed è spesso rappresentata mentre distribuisce elemosine. Elisabetta è anche nota per il cosiddetto miracolo delle rose. Secondo la tradizione, mentre portava del pane nascosto nel suo grembiule ai poveri contro il volere del marito, il re Dinis la fermò per controllare cosa stesse trasportando. Quando aprì il grembiule, al posto del pane apparvero delle rose, nonostante fosse inverno. Questo miracolo è diventato uno dei simboli della sua santità. Elisabetta è stata canonizzata nel 1625 da Papa Urbano VIII e la sua festa liturgica si celebra il 4 luglio.